Ma io devo dire che sono sorpreso del livello di digitalizzazione della Liguria. Abbiamo ancora da fare parecchio perché il sistema Ligure va inserito nel sistema nazionale, però siamo a buon punto. Quindi la collaborazione dell'agenzia con la regione Liguria è un punto di partenza importante, anche perché, date le dimensioni della regione, questo potrebbe essere un vero e proprio laboratorio nazionale. È importante l'incontro con il Presidente perché la classe politica ha un ruolo fondamentale nella digitalizzazione del Paese. Il Presidente, tra l'altro, poi sa bene l'importanza delle infrastrutture per lo sviluppo dei territori e delle imprese. La digitalizzazione non è soltanto un sistema di regole, un insieme di applicazioni, ma è un modello competitivo del territorio. Col Presidente e con i rappresentanti delle imprese parleremo di questo, di come il digitale può far aumentare il livello di attrattività degli investimenti sul territorio ligure e creare occupazione, perché poi il fine ultimo di questa nostra attività è creare occupazione soprattutto per i nostri giovani e indicando nuove vie e nuove strade e nuove professionalità. Il governo Monti ha deciso di puntare molto con questa agenzia Italia Digitale sullo sviluppo della banda larga, dell'informatica come asse di sviluppo del Paese. Abbiamo incontrato oggi il suo Presidente per avviare un lavoro comune in una regione che ha già puntato moltissimo su queste tematiche. Basti pensare ai 25 milioni che stiamo investendo sulla banda larga per portare il segnale anche nelle più piccole frazioni. Abbiamo capito che c'è la possibilità di fare molte cose insieme, anche usando finanziamenti nazionali, di far crescere un'attività molto importante per tanti motivi: la pubblica amministrazione, che può avere dei vantaggi, le piccole e medie imprese, i giovani che giustamente vogliono accedere a questi servizi. In particolare oggi ci concentreremo sul wifi free, perché vorremmo che in tanti posti fosse possibile avere un wifi senza costo, puntando soprattutto sulle scuole, che sembra una scelta assolutamente comprensibile, condivisibile, sugli ospedali a partire da Gaslini, dove ci sono tanti ragazzini che purtroppo passano lì anche tanto tempo, anche bambini che sono amanti di tecnologia, sugli ospedali in genere, e poi su tante piazze significative in cui sia possibile avere per più ore al giorno possibile un servizio gratuito per i tanti utenti che però a volte hanno anche limiti di accesso, non perché manchi il segnale, ma perché è piuttosto costoso utilizzarlo.